No, è solo quel piccolo. Oggi abbiamo il barista che ci serve il caffè. 100 euro. Però dovresti mettere nel caffè lo zucchero. Se lo butti sul tavolino non è il massimo. No! Non t'azzardare. Ciao a tutti da Camper in Famiglia. Noi siamo a Cesenatico. Non siamo ad Acqualagna. Ma dove siamo? Ma siamo solo a Mantova! Buongiorno a tutti. Ponte di Ogni Santi. Oggi siamo a Mantova. Ci siamo organizzati qua nel parcheggio dello stadio. Abbiamo parcheggiato qua. E vicino a Palazzo Tè. Tè inteso come... no, tè da bere. Palazzo Tè. Palazzo Tè, non lo so come si dice, qua chiamano, dicono Palazzo Tè, però secondo me è Palazzo Tè. E niente, ci andiamo a fare un giro, adesso andiamo a vedere dentro cosa troviamo, andiamo a vedere questa Mantova che non abbiamo mai visto. C'è un po' freschino, fortunatamente il tempo tiene, è nuvoloso, ma mettevano pioggia dappertutto, neve, fulmini, saette, c'era di tutto nel meteo, ma al momento sembra che tenga. Questi due archi cosa rappresentano? Boh, dicelo tu, io non lo so. Noi andiamo, nell'ignoranza. Questo lo sai, Giorgia, cosa è? Tu che ci sei già venuta qua a Mantova. No. Hanno le porte del palazzo, no? E dovremmo andare qua, che c'è il centro. Secondo me. Beh. Però passeggiamo, cos'è che mi fai? I video, non si vede niente. Mi fanno i video mentre riprendo con la telecamera. E niente, te la faccio vedere così, ragazzi, perché purtroppo domani mi sa che pioverà. Ma così, soltanto per assaggio, se qualcosa si capisce. Però mi dispiace, guarda, peccato proprio che non si vedono, perché questa cittadina è meravigliosa, ragazzi, bellissima. E vabbè, speriamo domani di riuscire a fartela vedere bene. Ti dicevo, ci piace organizzare, sì, ma alla fine ci piace anche fare le cose senza vincoli, senza avere la pappa pronta, senza organizzare ogni minimo dettaglio. Andiamo, vediamo quello che c'è da fare, se ci piace, se non ci piace. Ci sono degli affreschi lì in alto, ragazzi, che cioè, qui la cultura e l'arte è all'ordine del giorno, soprattutto l'arte, uno spettacolo. E per loro, frate, ogni occasione, che sia positiva, negativa, è comunque un momento di gioco, vedi? Sotto l'acqua hanno camminato tantissimo. Noi siamo stressati perché ci siamo innervositi, che c'è troppa umidità, troppa acqua, eccetera. E questi se ne fregano, guarda, giocano e rientrano belli sereni ai campi. Obiettivo raggiunto.